In passato, per le sue originali campagne pubblicitarie, si è travestito da Superman e da Robin Hood. Qualche volta, per promuovere i suoi negozi di compravendita di oro usato, ha tirato in ballo anche San Pietro e Gesù. L'ultima trovata pubblicitaria di Franco Rutigliano, però, non è andata proprio giù alla Fondazione Antiusura San Nicola e Santissimi Medici di Bari e Bitonto, presieduta da Monsignor Alberto D'Urso. Il signor Rutigliano questa volta ha indossato i panni di un pontefice e ha accompagnato la pubblicità con la frase «Santo subito». E la trovata a pochi giorni dalla beatificazione di Giovanni Paolo II ha dato fastidio. Al di là dei contenuti e dell'utilizzo dell'immagine dei paramenti sacri e dello slogan «Santo subito», io credo che qualsiasi persona di buonsenso abbia trovato sgradevole, poco corretto questo parallelismo tra l'evento della beatificazione di Giovanni Paolo II e la compravendita dell'oro. Se a questo poi si aggiunge anche quella che può essere la sensibilità del mondo ecclesiale, capirà che non si parla più di sgradevolezza, ma si deve pensare a una vera e propria lesione di un'immagine, di una figura, quella è quella di Papa Giovanni Paolo II, che non si può assolutamente accettare. Che cosa pensate di fare? Da parte mia l'augurio è che questo operatore commerciale, se ha sensibilità e intelligenza, provveda lui stesso a far cessare questa iniziativa, eventualmente anche sfruttando l'idea di questa cessazione, riconoscendo che gli è più utile agire diversamente. La Fondazione ha dato anche mandato ai propri legali di studiare le forme più opportune di intervento per far cessare la campagna. Franco Rutigliano però sostiene di non aver offeso nessuno. Ma mica ho fatto una pubblicità blasfema o qualsiasi altra cosa. Perché dovrebbe? Non mi riferisco né al Papa né a nessun altro. È una cosa mia, punto e basta. Come ho fatto Superman.